Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 11 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Giornata tremenda? No, tremendi voi. Irrequieti, pungenti, battaglieri, anche se è inizio settimana, non è la giornata a rivelarsi tremenda, ma voi, pronti ad attaccar briga alla prima ombra che vi passa davanti. Sotto l'effetto belligerante di Marte nel segno, ogni scusa è buona per manifestare aggressività, sotto controllo fino a qualche mese fa, ma ormai esplosa come un temporale. Negli altri, chiunque siano, vedete dei rivali, facce poco raccomandabili, da tenere a distanza in punta di spada. Figuratevi com'è contento il partner, ostracizzato dalle vostre paranoie, l'unica arma a suo favore. Confidarsi con gli amici o farsi svelare dalla vostra mammina la ricetta segreta di quella torta che da piccoli vi faceva impazzire. Un momento di fortuna e di felicità tanto più intensi quanto più si è disposti a mettersi in gioco e ad agire. Nuovi progetti, nuove ambizioni, nuove opportunità. Buone occasioni per incontri nuovi e interessanti e per la nascita di coppie molto affiatate. Questioni riguardanti la casa da sistemare. Un invito interessante. Oggi la fortuna ti terrà per mano. Sarai simpatico, gioviale, versatile. Alcuni problemi che, nel passato, apparivano insormontabili, oggi vi appariranno alla vostra portata e risolvibili. Non fate affidamento sul passato, ma programmate l'avvenire. Se state leggendo questo oroscopo mentre siete al lavoro, sappiate che ci sono buone possibilità che veniate scoperte e potreste ricevere un rimprovero. Chiarimenti rinviati oggi, portate pazienza, tutto sarà chiarito e risolto. Buone nuove in arrivo sul fronte del lavoro che vi indurranno una certa serenità. Inciamperete in qualche delusione di troppo. Ma si tratta solo di un periodo di passaggio. Poche volte nella vita vi verrà chiesto quello che oggi vi potrebbero chiedere. Fate in modo da ragionare sul da farsi e poi prendete la decisione che meglio credete opportuna. Oggi fate tutto nel migliore dei modi e con precisione, sia sul lavoro, che in amore, che tra le amicizie c'è chi si augura che sbagliamo qualcosa per soffiarci delle occasioni preziose. Mercurio vi ispirerà a un disordine interiore che non provavate da tempo. Se alcuni problemi non vengono a soluzione è anche colpa di una certa superficialità con la quale li avete affrontati. In giornata la luna potrebbe favorire premonizioni anche di una certa importanza, ricordatevi di fidarvi sempre e soltanto del vostro istinto. Cercate di agire usando il cervello anziché il cuore una volta tanto. Oggi avrete un ruolo molto importante nella vita di un vostro conoscente, amico o collega. Questa sarà proprio la giornata dedicata all'amore. Il transito stimola la vostra vitalità, vi fa lavorare sodo e con ottimi risultati. Se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all'interno del vostro ambiente lavorativo o presso i vostri amici, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne. Quadro che mostra un cielo che va schiarendosi, cielo ultimamente mostratosi alquanto nuvoloso per voi. La Luna e Venere sono ritornati felicemente a sorridervi. L'effetto che ne trarrete sarà quello di una vivace ripresa in ogni campo, dai vostri affari personali alla vita sociale e mondana. Nettuno, è vero, è ancora contrario e vi invita a non azzardare manovre finanziarie e investimenti troppo rischiosi, ma sentite un'aria leggera che vi dipinge il sorriso più facilmente quest'oggi. Sul piano della forma fisica avete un bel Marte amico e potete esercitare le vostre attività sportive con tipica disinvoltura, specie se appartenete alla terza decade gemellina. Una bella carica energetica adesso vi sorreggerà. Più volte ho spiegato che questo è un momento di affermazione. Più ci poniamo obiettivi importanti e ci mettiamo in gioco e maggiore è lo stress. La giornata di oggi nasce con la Luna contro, e in qualche modo potrebbe essere faticosa. Attenzione ai piccoli ritardi, meglio prendere tempo se c'è un appuntamento in ballo. I vostri programmi odierni potrebbero ottenere qualche riconoscimento, ovvero potrebbero lodarvi per aver saputo gestire egregiamente il vostro tempo, nonostante lo facciate tutti i giorni. Oggi sarà comunque un giorno particolare,
nel quale molte persone verranno a parlarvi di questioni private che hanno una certa rilevanza per loro ma non per voi. Raccogliete tutto e poi deciderete in seguito. Vitali, energici e pure chiacchieroni, oggi avete l'argento vivo addosso, garantito non solo dal vostro inquilino Marte, veloce e iperattivo, ma anche dal sestile che gli proviene dalla luna arietina. Eviterete eccessi dando un'occhiata anche a Saturno che dall'acquario, segno d'aria intrigono al vostro, vi ammonisce perché vi diate una regolata. Bello agire, ma per farlo prima bisogna avere le idee chiare, questa la differenza che intercorre tra un essere umano e un cinghiale. Amore ed Eros. Se vi siete presi una cotta, l'eccitazione sale di livello, non capirete perciò l'atteggiamento circospetto dell'amato bene, che vi prende tiepidamente in considerazione, ancora incerto se lasciarsi andare oppure no. Il passato ha lasciato il segno, ci vorrà tutto il vostro fuoco e la passione che vi incendia il cuore per sciogliere la cortina di ghiaccio. Cari gemelli, se siete alla ricerca di un nuovo amore, cercate di essere ancora un po' pazienti, vi tocca aspettare un altro po', ma già alla fine del mese potrebbe arrivare il giorno giusto per fare la vostra scelta. Sul fronte professionale siete incappati in una lieve crisi, ma passerà. Dimostrate il vostro valore. Rifiutare un impegno senza entrare in rotta di collisione con il partner sarà difficile, ma un pizzico di diplomazia vi verrà in aiuto. Vietato nutrire inutili ansie, siete al sicuro. Sensibili e attenti verso la persona amata, nello scambio comunicativo riuscite nell'impresa di conciliare punti di vista opposti e opinioni diverse dalla vostra. Se siete nati tra il 9 al 14 giugno con Marte molto positivo ritorna oggi in voi una bella vivacità erotica. E a maggior ragione se siete single in cerca di avventure. Lavoro e denaro? Interlocutore di pietra, la vostra tempestività lo allarma, facendogli credere che nascondiate qualche inghippo. Giustamente preoccupati per l'assetto finanziario, vi consoli il pensiero che non siete gli unici, i 9-10 del mondo sono nella vostra stessa barca. Nella vita privata come nel lavoro, se le persone accanto a voi non vi saranno vicino e non saranno di accordo con le vostre scelte, non vuol dire che queste siano necessariamente sbagliate. Non fermatevi. Decidete oggi di prendervi una pausa di completo relax, anche se avete abbracciato una libera professione e siete tentati di darci dentro ancora oggi. Gli ultimi tempi vi hanno indubbiamente stancato e necessitate di uno stacco salutare. Benessere. State infiammatori importanti, lo stress vi gioca brutti scherzi, abbassando il sistema immunitario ai minimi storici. Ricordate l'importanza della frutta e della verdura, ricche di vitamine e di sali, non devono mai mancare sulla vostra tavola, insieme ai cereali integrali. Incubo notturno da cui vi svegliate sudati, subito consci che si trattava di un sogno, saltando fuori dal letto ritrovate la vostra realtà insieme a una gran voglia di affrontarla, altrimenti perché avrebbero inventato i guai, se non come stimoli a superare se stessi? Vai a prendere dei meravigliosi prodotti biologici e preparati un pasto nutriente come la zuppa fatta in casa. Fatti una lunga camminata e respira l'aria fresca, espirando ogni tristezza o ansia. Per lei, hanno ragione le amiche a venirvi a stanare per trascinarvi in giro, palestra, corsi, svaghi e nuove conquiste allontanano il ricordo di una storia finita male. Per lui, Malucci e Malanni il regalino dell'età. Combatteteli con lo sport, il moto trionfa sulla quiete, l'attività fisica sull'artrite. Colore delle emozioni, rosso pomodoro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.